Settimana Santa, tempo di sacre rappresentazioni per le strade dei nostri paesi. A Pietragalla quest'anno un'iniziativa originale, tutto merito del gruppo giovanile della parrocchia. Per noi c'era Edmondo Soave. Il Vangelo secondo Matteo si neglossa, fuori dal folklore, full immersion nel testo di quell'esattore delle tasse come l'ha rappresentato Caravaggio, travolto dalla chiamata del maestro, di cui divenne poi discepolo. La logica della sequela è parsa del resto il filo conduttore della rappresentazione nella fedeltà più assoluta al Vangelo, richiamato perfino nei versetti citati. A cominciare dalle beatitudini. Beati gli afflitti perché saranno consolati, beati i miti perché erediteranno la terra, beati quelli che... È la Magna Carta del credente, cui il ritmo rap qui adottato nulla toglie alle affermazioni scandalose, forse addirittura più oggi che ieri. L'arte invece si è espressa in tutta la gamma dei suoi linguaggi, la pittura, il teatro, la musica, il canto, il balletto, quasi a trasmettere alla gente di Pietragalla, che seguiva nel silenzio più assoluto, l'idea che il discepolato è vario, ma la sostanza è la stessa, perché quello cristiano non è un messaggio, ma una persona, con pretese umanamente incomprensibili per i soloni di ogni tempo. Ama padre o madre più di me, non è degno di me. Chi ama figlia o figlia più di me, non è degno di me. Il corteo, proprio come la predicazione in Palestina, è proseguito per tappe fino all'ingresso in Gerusalemme a dorso di un asino, espressione di una regalità paradossale e tuttavia applaudita. E ad ogni stazione un discorso, originale come da testo, come sempre, ma ugualmente irritante per orecchi borghesi. Se vuoi essere perfetto, va. Vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni. Qui Gesù con e tra i bambini, imbarazzante modello di sequela, e poi verso il Calvario, esito praticamente inevitabile per chi ha avanzato pretese messianiche, condannata alla fine come seduttore dalla religione e come sedizioso dalla politica.